Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questa nuova puntata di Pomeriggio con il Talento in compagnia di Angelo Iannelli. Ciao e benvenuto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Come va Angelo? Tutto bene? Ottimo, ok. Allora Angelo, io comincerei da subito con le domande e la prima cosa che voglio chiederti è come nasce la tua passione per la musica? Sin dall'infanzia, nel senso che già quando ero bambino mi trovavo a riprodurre sia con la voce sia poi in seguito con qualche strumento musicale delle melodie, poi delle armonie. E quindi da lì poi ho iniziato anche a capire di avere qualcosa dentro da voler comunicare agli altri. E quindi poi sono nate le prime canzoni, oltre poi ovviamente ai primi scritti, perché poi ho scritto anche romanzi, saggi, insomma, anche altre cose oltre le canzoni. Ho capito, ottimo. Senti, c'è qualche artista in particolare che ti piace e che comunque pensi che abbia influenzato la tua musica? Beh, sì, sicuramente i cantautori degli anni 70, non solo italiani, quindi parliamo delle varie scuole che c'erano in quel periodo, a parte ovviamente Battisti con la collaborazione con Mogol, ma poi De Gregori, Rino Gaetano, i primi dischi di Antonello Venditti, insomma, tutto questo mondo qui in cui si cercava di dare un senso soprattutto ai testi, no? Quindi c'erano delle tematiche molto forti in un periodo storico, tra l'altro molto interessante, e quindi dava la possibilità agli artisti di manifestare le proprie emozioni interiori e poi anche quello che accadeva attorno all'interno della società. Ottimo. Senti, io ho letto un pochino il tuo curriculum, no? Ed ho visto che tu non sei solamente un cantautore, ma appunto sei anche uno scrittore e hai fatto anche l'attore e lo sceneggiatore. Quindi io quando ho letto il curriculum ho pensato Angelo è un artista a tutto tondo. Tu come vai a definirti artisticamente parlando? Diciamo di sì, un artista tutto tondo, perché poi io penso che le varie arti, le sette arti, siano in qualche modo collegate, perché poi a livello contenutistico, ma anche a livello formale, poi in realtà ci sia una stretta correlazione. Quello che cambia ovviamente sono le tecniche utilizzate, perché è ovvio che poi le tecniche utilizzate da un cantautore, da un cantante o da uno scrittore di sceneggiature sono estremamente diverse. Però poi a livello di lavoro, di approccio all'attività artistica, in realtà c'è un filo rosso che collega tutte queste attività, perché poi in realtà l'arte è una sola, no? Sì. Ho capito. Senti, parliamo ora del tuo ultimo singolo, ovvero Conserva i sogni. Come nasce questo pezzo? Sì, Conserva i sogni nasce, ecco, mi ritrovavo al pianoforte, stavo un po' lavorando su qualche accordo, a un certo punto mi è venuto in mente un motivetto che poteva essere interessante, che poi è il motivo delle prime note della canzone. E da lì ho capito che quel motivo poteva essere collegato a una tematica che da tempo orbitava dentro di me, che era la tematica dei sogni non realizzati, quindi il tema dei sogni. Visto che i sogni sono importanti per un individuo, perché probabilmente sono il motore delle nostre giornate, cioè noi viviamo quotidianamente pensando a quelli che sono gli obiettivi anche del giorno successivo. E allora ho pensato che un motivo, dei passaggi melodici così allegri, così sereni, direi, potevano essere collegati al tema dei sogni, perché poi in realtà appunto si parla di sogni, non di incubi, quindi di sogni, di ideali, di opportunità della vita. E ne è nata poi piano piano questa canzone, è nato in maniera direi abbastanza istintiva questo testo e questa melodia, sul quale poi ho lavorato e ho messo a punto e perfezionato fino appunto al risultato finale, che è la conserva i sogni che noi ascoltiamo. Ho capito, ottimo. E senti, e che progetti hai per il futuro invece? Allora, intanto, ecco, nel nuovo anno che è appena partito, molto probabilmente uscirà un nuovo singolo che è stato sempre prodotto da Alessandro Canini, il produttore di Conserva i Sogni, e
poi spero che tutte queste canzoni nuove, perché ho tantissimi inediti da produrre, possano poi confluire in un disco, nel secondo disco. Ottimo. Ok, Angelo, allora guarda, noi ti ringraziamo intanto per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie a te, guarda, per me è stato un piacere poter fare quattro chiacchiere con te. Grazie. Grazie mille, Angelo. Ok, ciao, alla Buon prossima. lavoro. Ciao, ciao. Un'altra puntata di Pomeriggio con il Talento è giunta al termine. Vi ricordo, come sempre, di continuare a seguirci, di iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e continuate a seguirci su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuove interviste e nuovi eventi. Io vi aspetto, come sempre, alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi e ciao ciao!